Mister, so che ci tieni molto a questo aspetto, mi dicevi ieri hai incontrato anche le mule rosso-alabardate che sono parte della tifoseria e che è importante far sentire questo ai ragazzi, magari anche venendo a vedere gli allenamenti, mi dicevi prima di iniziare. Ma noi ne saremmo onorati, insomma. La loro vicinanza è fondamentale, lo dico sempre. Li ho ringraziati pubblicamente, ne approfitto dell'occasione perché, come diceva giustamente lui, anche ieri ci sono stati vicini, hanno incitato i ragazzi fino alla fine. Ma l'avevo detto all'inizio, era nostro dovere riportarli allo stadio attraverso le prestazioni. In ogni sport, quando il tifoso si accorge che l'atleta dà il massimo, al di là del risultato finale, sarà sempre grato all'atleta. E i ragazzi lo stanno mettendo sul campo, i tifosi lo hanno apprezzato, noi apprezziamo la loro vicinanza, il loro incoraggiamento e magari se volessero venire a noi farebbe solo che piacere a seguirci durante gli allenamenti. Sarebbe un'ulteriore spinta in più per i ragazzi. Come si ragiona da mister su 3 gare in 7 giorni, anche dal punto di vista di capire come gestire gli uomini? Perché sì, è vero che ogni volta sono punti importanti, che magari un allenatore ha la sua squadra in mente, poi però bisogna anche fare i conti con la fatica. Ah, ma mi è già capitato altre volte, fare programmi anticipatamente è prematuro perché da ogni gara si può uscire in una maniera diversa, al di là del risultato, qualche infortunato, qualche squalificato, per cui fare previsioni prima, è normale che una bozza di quello che potrebbe essere l'andamento dei calciatori si fa. Però, ripeto, cerchiamo di partita in partita e valutare poi il recupero cioè chi recupera prima, chi meno, chi ha bisogno di più tempo per recuperare, i ruoli sono diversi, c'è chi in questo periodo sta giocando di più, altri meno, quindi dobbiamo mettere sulla bilancia molte cose prima poi di mettere giù quella che sarà la formazione da affrontare in quel giorno.